Nel 1927 la nave Paris arriva al porto di New York. A bordo, fra gli altri, Marcel Duchamp e Constantin Brancusi. Si scaricano le casse con le opere di Brancusi, ma un doganiere blocca le opere. Questi sono oggetti di fattura industriale, non possono essere opere d'arte. Le possiamo definire kitchen utensils, utensili da cucina. Occorre applicare un dazio del 40% e non l'esenzione applicata alle opere d'arte. Chi è lei per definire l'arte? Ogni secolo ci approva e spunta sempre fuori una nuova definizione. È legittimo non cercare di definire l'arte. Come diceva il mio professore di fisica all'università, non si può definire l'energia, non si può dire ciò che è, ma solo cosa fa. E così per l'arte. Il Tariff Act del 1923, al paragrafo 1704, così dice: è necessario che un'opera d'arte imiti gli oggetti naturali ed in particolare le forme umane, rappresentandole nelle giuste proporzioni di lunghezza, larghezza e, se nel caso, di profondità. Questo e gli uguali a questo non ha i requisiti e quindi va tassato in base al paragrafo 319 del Tariff Act. Dacă trebuie să plătim, vom plăti. Dar aceasta este o lucrare a producției mele. Se dobbiamo pagare, si pagherà, ma questa è un'opera di mia produzione. Faremo ricorso in tribunale. Ma facciamo appello a istanza. La parola all'accusa. La legge statunitense sul copyright afferma che un'opera d'arte deve essere tale se è prodotta a mano dall'artista e non è per profitto. Questo è un oggetto industriale, è completamente astratto da qualsiasi forma naturale, è un abuso delle forme. Quindi la dogana ha agito bene non applicando l'esenzione doganale per le opere d'arte. Chiamo a testimoniare un esperto scultore docente all'Accademia di New York. Declini nome e qualifica. Sono Jones, scultore e docente all'Accademia di questa città. Secondo la vostra esperienza, questa è un'opera d'arte? No, perché non è bella. Non mi piace e non provoca nessuna emozione. Inoltre è chiaramente un lavoro industriale. Io, se non mi piace, non c'è bucur e non mi piace nessuna emozione. Ci dà stosci in punto industriale. Perché sostiene che non è bella? Perché è astratta? Non solo! Ma come dice il prof Everett, docente alla Columbia University, un'opera d'arte non ha in sé alcuna idea che non sia separabile dalla sua forma. Senza emozione estetica non ci può essere opera d'arte. Per me è più che sufficiente. La parola alla difesa. Entra il giudice. Nome e qualifica. Sono Edward Steken, fotografo. E lei, che è un fotografo, come definirebbe questo oggetto? Come lo scultore, Waso, uccello. Come può essere un uccello se non gli somiglia? Non ho detto che è un uccello, ho detto che sembra un uccello, così come lo ha stilizzato e chiamato l'artista. E solo perché l'autore lo ha chiamato uccello, questo le fa dire che è un uccello? Sì, vostro onore. E se lei lo avesse visto per strada, lo avrebbe chiamato uccello? O se l'avrebbe incontrato in un bosco, gli avrebbe sparato? No, vostro onore. Grazie, grazie, potete andare. Chiamo il secondo teste. Declini nome e qualifica. Sono Harry Fox, direttore del Museo di Arte di Brooklyn. La corte chiede anche a voi se chiamate questo oggetto uccello. E se il signor Brancusi l'avesse chiamato pesce, voi vi avreste visto un pesce? Se lo avesse chiamato pesce, lo avrei chiamato pesce. E se lo avesse chiamato tigre che vola,
ovvero se avesse preso una sbarra di ferro perfettamente curvata e geometrica, la affascinerebbe allora come opera d'arte? Sì, vostro onore. Se accadesse che un grande artista avesse fatto la sbarra. Immagini di non sapere chi l'abbia fatta. Questo non cambierebbe niente. E cambierebbe qualcosa nella sua qualità artistica, nell'equilibrio armonioso delle sue forme, se l'avesse fatta un operaio. Se è bella, non può averla fatta un operaio. Grazie. Sentiamo un altro test. Ci dica nome e qualifica. Sono la signorina Van der Witt Witten, collezionista. Anche lei, signora, definisce questo oggetto uccello che vola? Vede, signor giudice, per me rilevante non è il nome dato a un'opera d'arte, ma l'armonia e la bellezza delle forme. Un'opera d'arte deve essere perfetta, come una bella donna. Grazie, sentiamo il ricorrente Konstantin Brancusi. Declini nome, età, luogo di residenza e formazione. Sono Konstantin Brancusi. Ho 51 anni. Sono nato in Romania ma risiedo da anni a Parigi. Ho studiato nella scuola d'arte della mia città, a Craiova, e poi in quella di Parigi. Dopo la scuola, da chi ha fatto l'apprendista scultore? Nello studio Reden, a Parigi, fino al 1906. E perché ha lasciato lo studio del grande maestro Rodin? Perché niente cresce bene all'ombra di un grande albero. Lei dichiara che questa è un'opera originale. Quando l'ha concepita è perché ritiene che sia unica se ve ne sono altre uguali. La prima idea di quest'opera risale al 1910. Da allora gli ho dedicato diversi studi e riflessioni. Ho fatto il modello del pezzo grosso e l'ho fuso nella cooperativa Fonditori di Parigi. Oltre al modello, ho dato anche la formula della riga. Una volta uscito il pezzo grosso, ho riempito i buchi d'aria e la cavità del nocciolo. Poi ho limato il bronzo con la lima a smeriglio fine e ho tolto tutti i difetti di fusione. Il lavoro è stato lungo e paziente. Tutto il procedimento fa sì che ogni opera venga ogni volta ricreata da me stesso, senza l'utilizzo di macchine per la lucidatura. E perché quest'opera si chiama Ora uccello nello spazio, ora uccello di fuoco? Le cose d'arte sono specchi dell'anima dove ognuno vede ciò che gli somiglia. L'arte fa nascere le idee, non le riproduce. Un'opera d'arte nasce intuitivamente senza una ragione conosciuta prima, perché l'arte non si può spiegare a priori. Lei definirebbe semplici le sue opere? La semplicità non è il fine dell'arte. Ma si arriva alla semplicità malgrado se stessi, avvicinandosi al senso reale delle cose. La semplicità è sorella della complessità. Devi nutrirti della sua essenza per comprendere il valore. Altrimenti la semplicità diventa sorella dell'ignoranza. Lei definisce le sue opere astratte? Sono gli imbecilli di quello che è un lavoro astratto. Quello che chiamano astratto è il lavoro più realista possibile. Perché la realtà non è la forma esteriore, ma l'idea, l'essenza delle cose. E quindi, come si definirebbe? Io non sono né surrealista, né barocco, né cubista, né altro. Io con il mio nuovo vengo da qualcosa che è molto antico. Quindi lei si sente erede della grande tradizione scultorea del Rinascimento italiano, come Michelangelo? Ah, Michelangelo è figlio della Grecia decadente. Pensate di Scopoli, al Laocoonte. Prima, quando i greci erano autentici, hanno creato la Venere di Milo, il culmine dell'arte greca. Michelangelo, pur ispirandosi ai primitivi e alla classicità, è un greco decadente, sia per lo spirito che per la carne. Michelangelo non riposa e non guarisce. Io non credo al tormento creativo. Io creo artisticamente solo nell'equilibrio e nella pace interiore. Nella pace interiore. E allora di chi si sente erede? Il mito creativo non nasce da noi stessi. L'uomo è il mezzo, non il creatore. Il mio codice creativo è in Romania, a Craiova, dove ho passato gli anni decisivi della mia formazione. Grazie, non ho altro da chiederle. Ci ritiriamo per la sentenza. La sentenza!
che alcune definizioni ancora in vigore nel codice tariffario sono di fatto scadute, questa Corte ritiene che si sia sviluppata una tendenza d'arte, i cui rappresentanti tendono a rappresentare idee astratte, piuttosto che ad imitare oggetti naturali. I tribunali devono riconoscere e tener conto della loro esistenza e della loro influenza nel mondo dell'arte, indipendentemente dalle loro simpatie per le idee nuove e per i loro rappresentanti. Per questo, questa Corte giudica l'oggetto bello, che la sua unica funzione sia estetica e che il suo autore sia uno scultore professionista e di conseguenza ha diritto alla franchigia doganale e al rimborso delle imposte pagate. Brancusi, prima della sua morte, ha regalato allo Stato francese il suo atelier, che oggi si può ammirare in una splendida ricostruzione di Renzo Piano, posta davanti al centro Beaubourg, alle Salles di Parigi. L'uccello nello spazio, dopo il processo, fu comprato dal fotografo Steigen per $2,400. Di recente è stato battuto all'asta per $27,450,000 USA.